come vuoi, vai. Sindaco, questa mattina un importante tassello per la ricostruzione di Limone. È stato inaugurato il ponte che porta al Piazzale Nord. Sì, questa è un'altra opera importante che siamo riusciti a completare e, come dicevo, è un altro tassello che viene fatto nel puzzle dei lavori per la ricostruzione di Limone Piemonte post alluvione 2 ottobre 2020. È un ponte importantissimo perché collega la strada statale con la parte bassa di Limone del centro storico. È un ponte che è stato richiesto da molte persone, ma noi l'avevamo già in programma, solo che purtroppo i soldi arrivano quando arrivano e non possiamo fare noi di più di quello che abbiamo già fatto. Siamo stati abbastanza veloci perché siamo partiti a lavorare quest'autunno, verso la fine dell'autunno, e oggi l'abbiamo consegnato alla cittadinanza. Come vedete qui intorno abbiamo fatto delle altre opere che sono le scogliere sul piazzale nord, le scogliere sul piazzale qui alle mie spalle che è il piazzale Boccaccio, sopra abbiamo rifatto un ponte che si chiama di San Francesco, abbiamo fatto molti lavori via Le Valleggia, via Almellina, la strada romana fino al Fantino, ci rimane da fare ancora però parecchio lavoro, soprattutto per quello che riguarda i rii laterali, che sono il rio Panice, dalla galleria del Colle di Tenda fino alla confluenza con il rio Vermenagna, il rio Vermenagna dal Limonetto fino al Fantino, poi abbiamo ancora il rio San Giovanni, la parte alta e poi tutta la tombinatura che c'è qua in piazza Risorgimento, che deve essere veramente messa in sicurezza perché sotto ci passa il torrente, ma sopra c'è una soletta dove passano le macchine. Purtroppo per fare questi lavori qua occorrono ancora molti soldi, siamo circa 7-8 milioni preventivati, poi dobbiamo ancora fare il ponte di Santa Caterina, che è quello che dà l'accesso alla zona su di fronte a Rivalta, e poi abbiamo ancora, come dicevo, la strada romana dal Fantino fino a Sant'Anna, che sono le opere più importanti che dobbiamo ancora fare, più tutte le altre opere piccole che dobbiamo ancora fare, ma che abbiamo già ottenuto ad esempio dei soldi per Limonetto, fare una passerella. La volontà dell'amministrazione è stata sempre quella di ricostruirlo questo ponte, perché non c'era altro accesso, abbiamo visto che quando dovevano portare le travi dalle altre parti per arrivare qua in questo piazzale è impossibile arrivarci, quindi è strategico questo ponte perché collega anche tutta la zona di San Maurizio. E per noi è stata una priorità assoluta e con la Regione e con lo Stato abbiamo lavorato per ottenere questi soldi. I costi di questo ponte? I costi di questo ponte sono 850.000 euro, di cui 617.000 euro a base d'asta, e la differenza per arrivare agli 850 sono progettazione, direzione lavori, e oneri per la sicurezza, IVA.